2 novembre 2023, commemorazione dei defunti, messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, con la concelebrazione dei sacerdoti presenti a Mussomè. No, veramente ci sono i miei. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo qui per celebrare l'Eucarestia in suffragio di tutti i nostri cari defunti. Ci uniamo insieme, tutti, sacerdoti, laici, gentili autorità civili e militari,
per vivere questo momento di incontro con il Signore ed elevare la nostra preghiera di suffragio per tutti i nostri cari. Per questo motivo chiediamo perdono al Signore per essere degni di partecipare al sacrificio di Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni, per mia colpa, verissima colpa, e supplico la beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, a voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ascolto Dio la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare. Non devastate né la terra né il mare né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 'Dal libro di Giobbe. Rispondendo Giobbe disse: Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombe,
sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rimbranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona davvero. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora i peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Comunque crede nel Figlio abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Alleluia. Secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore.
quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mio mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Carissimi fratelli tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi, gentili, autorità civili e militari, tutti i fratelli in Cristo, ci troviamo oggi qui attorno alla mensa del Signore per celebrare la Divina Eucaristia in suffragio dei nostri cari defunti. Celebriamo infatti la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Cerchiamo di cogliere innanzitutto il senso e il significato della celebrazione per accogliere la parola di Dio e impegnarci nel cammino della nostra vita a corrispondere alla chiamata e ai doni del Signore. Il significato: commemorazione, ricordare, fare memoria dei nostri cari nella memoria di Cristo, che è la celebrazione dell'Eucaristia. Noi certamente a livello personale compiamo i nostri atti di pietà, la nostra preghiera di suffragio per i nostri cari defunti, ma oggi non solo ci troviamo insieme come comunità parrocchiale ecclesiale, ci troviamo tutti insieme per celebrare la Divina Eucaristia, cioè siamo alla presenza di Cristo, è Cristo che si offre per la salvezza di tutti, vivi e defunti. E allora, ecco, il significato è proprio questo, è di metterci alla presenza del Signore per ricevere il suo dono di salvezza. L'Eucaristia che viene offerta è per tutti noi, per i nostri cari. Noi ci doniamo Gesù, perché come il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, nella comunione dello Spirito Santo, così il Cristo è in noi e noi siamo in Lui. E realizziamo la grande comunione dello Spirito nel Signore. Allora ecco il significato: ricordare i nostri cari, fare memoria meglio dei nostri cari nella memoria di Cristo, nella presenza di Cristo, in cui non c'è tempo, spazio, perché è lo stesso ieri, oggi e sempre. Noi celebriamo nell'Eucaristia l'oggi di Dio, e nell'oggi di Dio tutti siamo presenti, anche i nostri cari che ci guardano, che sono vivi, che continuano ad essere presenti laddove hanno amato, e noi corrispondiamo con la nostra preghiera.
giunge a noi il messaggio della parola di Dio. Per tre volte nel brano del Vangelo abbiamo ascoltato l'espressione «la volontà del Padre mio». Questa è la volontà del Padre mio. Anzi, era ripresa anche nel versetto dell'Alleluia. Sono stati affidati, cioè che gli offra la salvezza per tutti, quando abbiamo ascoltato poi nel brano della seconda lettura il mistero della morte e della risurrezione di Gesù per la nostra salvezza, per la gloria di Dio, per la comunione di tutti in Cristo. E noi allora deve nascere la speranza. Quella speranza già che era viva, presente in Giobbe, il quale si affida al Signore, anche se questa pelle sarà distrutta, questa mia carne sarà distrutta, io vedrò il Signore. C'è un io, c'è il nostro essere che crede nella presenza di Dio. E non si tratta semplicemente di continuare una vita al di là della morte, perché noi non crediamo soltanto nella immortalità, la vita che continua, ma si tratta di credere anche nella risurrezione, nella vita in Cristo. La vita continua, ma continua in Cristo. È la celebrazione dell'Eucarestia. È a sostegno, ecco, dei nostri cari, affinché, se sono al cospetto di Dio e già lo contemplano, possano rendere gloria a Dio. Se hanno bisogno di essere purificati con la nostra preghiera, è di sostegno alla loro purificazione e alla corrispondenza al dono di Cristo. Questa celebrazione noi la continuiamo poi nella nostra vita. Infatti il saluto del celebrante, la messa è finita, andate in pace, cioè testimoniate nella vita quanto abbiamo celebrato nella fede. E per continuare, quanto abbiamo celebrato oggi, il nostro impegno è quello di esercitare la carità a suffragio dei nostri cari, perché la preghiera che noi eleviamo con le parole trovi una corrispondenza reale nella nostra vita. Gli atti di carità che possiamo compiere nel silenzio, soprattutto quelli che non vede nessuno, quelli sono più graditi a Dio, perché come ci ha ricordato la liturgia proprio di ieri nella solennità di tutti i santi, la santità è quella che è nel segreto, nel nostro intimo, nella nostra vita, perché la grandezza della nostra vita dipende dalla consapevolezza che noi abbiamo della presenza di Dio in noi. Tutto il resto è un'aggiunta. Dinanzi a Dio, la grandezza della nostra vita dipende dalla coscienza che noi abbiamo e quindi che viviamo della presenza di Dio in noi. E allora continuiamo la celebrazione dell'Eucaristia, portiamo nel nostro cuore le parole della speranza, le parole del Vangelo, ma continuiamo la nostra preghiera con il nostro impegno di santificazione, con il nostro esercizio di carità, con la nostra testimonianza di fede. Sia lodato Gesù Cristo. Pure.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, ma che lo dono di essere trasformato. Accetto, Padre, i doni che ti offriamo in questo sacramento di amore che tutti unisce in Cristo, tuo Figlio, e accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita senza fine e la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta.
del memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, che lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata mentre commemoriamo tutti i nostri cari defunti. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo celebrante Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e a gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, il mio fratello che partecipa alla mensa, ora verrà a casa.
se c'è qualche celiaco c'è la possibilità anche di fare la comunione. Preghiamo, o Padre unica, abbiamo celebrato, Signore, il mistero pasquale, invocando la Tua misericordia per i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti. Dona loro di partecipare alla Pasqua eterna nella Tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore Dio onnipotente ed eterno, ricordati di tutti coloro che abbiamo ricordato e di tutti coloro di cui non ci siamo ricordati e che hanno lasciato questo mondo con la fede gloriosa. Dona il riposo alle loro anime, ai loro corpi e ai loro spiriti. Salvali dalla dannazione futura e rendili degni della gloria che è nel seno di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dove risplende la luce del tuo volto, dove sono banditi i dolori, le angosce e i gemiti. Non imputare loro alcuna colpa, non entrare in giudizio con i tuoi servi, perché nessun essere vivente è giustificato al tuo cospetto, e perché nessun uomo sulla terra è immune da peccato e puro da ogni sozzura, se non il solo nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, per il quale anche noi speriamo di ottenere misericordia e il perdono dei peccati e di quelli dei nostri defunti. Dona il riposo alle loro anime, cancella le nostre e le loro colpe commesse davanti a te, volontariamente o involontariamente,
coscientemente o incoscientemente, con parole, opere e omissioni, con pensieri segreti, pubblici, deliberati o commessi per errore e che il tuo santo nome conosce. Accordaci una fine cristiana senza peccato e riunisci ai piedi dei tuoi eletti quanto vorrai, dove vorrai, come vorrai, senza dover arrossire per i nostri peccati, perché anche in ciò, come in tutte le cose, sia molto lodato e glorificato il tuo nome santo e benedetto, il nome del nostro Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Glorificate il Signore con la vostra vita, la messa è finita, andate in pace. L'eterno riposo dona loro al Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Le anime dei nostri fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Amen.